Ciao ragazze, benvenuti in questo video. Questo video è un video che non vi faccio spesso, però ogni tanto accumulo un po' di cose e ve lo voglio fare. Ed è il video dei prodotti finiti cibo, però non tutti finiti. Conservo soltanto le scatole delle cose magari nuove che provo, che mi colpiscono, che fanno totalmente schifo, eccetera. E inizio subito perché praticamente ho il contenitore qua a fianco dove non so quanta roba c'è, quindi cerco di procedere, vado a caso quello che trovo e iniziamo subito. Allora, promossi mi sono piaciuti veramente abbastanza. Sono queste pasta ripiena della Italiamo del Lidl che sono parmigiano reggiano e asparagi. Questi qua erano praticamente a forma di fiorellino e due colori, verdi e bianchi. Io pensavo che all'interno ci fossero di entrambi i colori, parmigiano e asparagi. Invece erano in quelli bianchi, erano ripieni al parmigiano e quelli verdi agli asparagi. Noi li abbiamo fatti con condimento, cioè con i pisellini surgelati, quelli insomma saltati così in padella e poi ce li abbiamo ripassati dentro e sono venuti veramente, veramente, veramente buoni. Ci sono piaciuti. Poi una cosa, ragazze, cioè, ragazze, questa qui non so se ve l'ho già fatta vedere in qualche video, ma cioè, allora, questo è un prodotto del demonio praticamente ed è della McKinney di quando fanno Lidl la promozione americana. Sono gli 8 mini brownies al cioccolato. So che ci sono anche alla nocciola. Io ho provato solo questi al cioccolato. Non credo, non so se ne comprerò ancora perché sono veramente il demonio. Allora, sono confezionati singolarmente, sono piccolini tipo così, già, così è uno. Sono una cosa eccezionale, umidi, buoni e cioccolatosi proprio, cioè è una cosa proprio vergognosa. E poi costano poco, tipo non so, 1 euro e qualcosa, prezzi del Lidl e veramente sono top! E niente ragazze, vabbè, prodotto demoniaco. Poi ho finito sempre del Lidl questi riccioli scaglie di cioccolato fondente, questi qua. Avevo preso sia le gocce di cioccolato che mi piacciono perché quelle del Lidl sono più grandi rispetto a quelle delle altre marche e sono della Belle Bake. E queste qui invece sono proprio a scagliette. Mi piacciono anche perché dipende da cosa si fa, sono più decorative, quindi penso che le riprenderò. Costano pochino, 100 grammi e costeranno sull'euro, 1,19 euro, roba del genere. Poi, allora ragazze, sappiate che io da quando sono incinta, per placare le mie nausea, l'unica cosa, all'inizio vabbè qualche cracker. A me la nausea mi viene se io sto troppo tempo digiuno, infatti il momento peggiore per me era la mattina quando mi alzavo, e dove lasciamo stare, non descriviamo così di esorcismo. Dopo un po' i cracker, praticamente ragazze, mi nauseavano anche loro, cioè proprio non li potevo più sentire, penso che non mangerò cracker a vita. Comunque ho scoperto i taralli e ho preso questi qua del Conad, ho provato anche altre marche, però questi qua del Conad ve li vorrei segnalare. Sono l'olio d'oliva fatti in Puglia, perché è quello che controllo io di solito, vediamo dov'è. No, questi sono fatti a Bologna, credo. Bologna, sì. Comunque, allora sono 10 monoporzioni da 40 grammi, cioè quindi pochissimo. Io ho considerato una porzione, non è che l'aprivo e me la mangiavo tutta, cioè l'aprivo, ne mangiavo tre, poi lo poggiavo da una parte, magari il pomeriggio di nuovo questa sensazione di nausea che mi stava per prendere per il digiuno, ne prendevo altri due, e insomma non è che stavo lì a scofanarmi di taralli, però mi hanno salvato la vita. Questi qua del Conad sono molto buoni, intanto sono minuscoli, cioè sono proprio mini 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 taralli e sono buoni perché non sono secchi, cioè sono proprio, a me sono piaciuti tanto, infatti dopo se vado al Conad li riprendo e sono senza olio di palma e il prezzo vabbè è normale, prezzi da supermercato. Il fatto che sono porzionate è anche buono perché spesso me li portavo anche in borsa e quindi buoni. Poi, allora, come prodotti suggerati, cosa trovo? Qua ci sono anche dei detersivi, vediamo se faccio in tempo, se no li metto a parte voi. Allora, un altro prodotto di pasta fresca, tortellini bolognesi con mortadella bolognese GP e parmigiano reggiano.
Sì, qua sempre dell'Italiamo, dell'Lidl, e anche questi ci sono piaciuti molto, li avevo fatti col brodo, erano tortellini proprio molto piccoli e buonissimi, anche questi consigliati, consigliati. Poi abbiamo finito della Valle degli Orti, che ho scoperto che la marca Frosta fa parte sempre del gruppo Valle degli Orti, degli Orti. Questo minestrone classico con 15 verdure. Questo qui a me è piaciuto molto molto molto, intanto perché è molto variegato. A me odio i minestroni che quando io lo verso per farlo è tutta carota, cioè io non so perché alcuni mettono tipo 2 kg di carote e poi vedo ogni tanto un pezzettino di zucchina, un pezzettino di che ne so, di fagiolo da una parte, e no, questo qui veramente è ben miscelato, un po' come quello della Orogel, che è uno dei miei preferiti. E quindi promossissimo, se lo trovate poi in offerta ancora meglio. Tra l'altro questa è la confezione da 1 kg, quindi ci fate. Io lo cucino tutto insieme e lo faccio 2 volte, perché da quando sono incinta io mangio verdure, 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 cioè praticamente lei vuole le verdure, per fortuna, e quindi a me è piaciuto molto, veramente molto. Poi comunque si cucina veramente in 20 minuti, buono. Poi abbiamo provato per la prima volta, queste qui costicchiano un po', sono della Coop, e sono le cime di rapa surgelate. La confezione è da 600 grammi, quindi praticamente ragazze, quando voi le cucinate svaniscono, perché di solito queste verdure appena uno le cucina diventano. Dici dov'è? Dov'è? Il tegame? Allora, mi hanno colpito perché intanto, vabbè, ve l'ho detto, costicchiano perché sono sui 3 euro e qualcosa, mi pare 3,60, 3,40, una roba di genere. Però hanno un'alta qualità, perché di solito quando si comprano questi prodotti, verdure, eccetera, a volte capita che si trovano le parti dure, legnose, invece no, questo qui era tutto tenero, c'era tutta la parte proprio bella, le cimette proprio. E noi l'abbiamo cotto in padella con un filo d'olio, l'aglio, e vabbè, il sale, poi se volete il peperoncino, eccetera. Sono venute buonissime, noi le riprenderemo sicuramente come sfizio. Poi magari se le metto in offerta ne piglio anche 2 pacchi insieme. Molto molto buone, consigliatissime. Quindi se vi piacciono, ci metti la papa, sia per farci le orecchiette, cioè la pasta, sia per mangiarle con le salsicce, oppure così da sole. Buone, veramente. Ah, poi questo qui, mio fratello, quando è venuto a trovarmi, ha preso questo qua. In realtà lo scopa, sembra cose che io manco vedo. Questo qua è il tegolino al cacao, è la nuova versione. Buono, però sinceramente non. Cioè, fatto al contrario, all'interno c'è la crema di latte e invece quell'altro classico è bianco con la crema al cioccolato. Non è male, però sinceramente non ci ho trovato tutta questa wow, lo ricompro. Non mi ha entusiasmato, quindi non lo riprenderemo. Poi, allora, pizze surgelate, vi volevo segnalare questa marca qui, non so se la trovate, sono uguali, sono due, vabbè, quindi ne faccio vedere solo una, dove metto su qua. E questa qui, Gran Toscano, questa. Io ultimamente non ho fatto quasi niente a casa, pizze, eccetera, perché come vi dicevo sono stata a riposo, quindi ogni tanto la pizza surgelata era il salvavita. Allora, questa qui con doppia mozzarella, pizza margherita, doppia mozzarella, Gran Toscano, dovrebbe, è spianata a mano, c'è scritto cotta su pietra, lievitazione 48 ore, ed è prodotta in provincia di Firenze, a Montaione. Questa mi è piaciuta molto 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 molto, perché è una pizza molto soffice, proprio l'impasto si sente che è bello soffice, gustosa, non sembra una cosa cartonosa, cioè finta, è veramente buona. Era in offerta, mi sembra 1,20 euro, 1,40 euro, quindi cioè veramente in nulla, e è ottima. Devo dire che forse ha superato quella della Buitoni, se non sicuro. Poi, allora, sempre per quanto riguarda la Mulino Bianco, abbiamo provato, e questi invece rispetto ai tegolini, questi qua mi sono piaciuti invece davvero tanto, questi nuovi biscotti chicco di grano, no, chicco di grano, cioccograno con farina integrale e cioccolato. Questi qua, allora, intanto non si sente affatto con prodotto integrale, perché essendoci il cacao è godurioso, e sono abbastanza grandini, così il biscotto, pure spesso, però quando lo mettete nel latte comunque si inzuppa, cioè non è quel biscotto che rimane duro. A me sono piaciuti veramente tanto, cioè penso che li ricomprerò anche, perché mi sono veramente piaciuti.
consigliati veramente. Cioè, forse uno dei biscotti che ha tirato fuori l'Amulino Bianco ultimamente che mi piace di più. Quindi, promossissimo. Allora, ragazze, ho cercato di prendere un po' di cose e vediamo di andare avanti. Allora, ho visto tra l'altro che ci sarà la sagra della pizza qua. E della marca Dal Mare, mio marito ha comprato queste due cotolette di branzino. Abbiamo conservato solo questa carta, cotolette di branzino. Cioè, sono praticamente come tipo, che ne so, il bastoncino Findus, però fatto a forma di cotoletta. E all'interno invece di esserci il merluzzo c'è il branzino. A noi sono piaciute molto come alternativa. E non mi ricordo il costo perché le ha prese lui. Però veramente buone. Le abbiamo fatte al forno, ottime. Ve le faccio rivedere questa marca Dal Mare. Non so se le ha prese ancora dalla Coop, ma credo alla Coop. Buone. Poi, bocciatissimo, ragazze, non lo comprate, veramente. Secondo me proprio, cioè no, perché non sembra proprio pesto. È il pesto delicato senza aglio della Buitoni, quello nuovo, cioè la nuova versione che hanno fatto, nuova cremosità senza glutine. Questo qui. Ragazze, cioè io ho sentito dire a gente che faceva dei video così, che è buonissimo. Allora, raga, per me questo non è pesto, perché intanto è come se... no, è come... all'interno c'è la panna, perché poi sono andata a leggere... l'aveva preso mio marito, e... sono andata a leggere gli ingredienti, perché quando l'abbiamo mangiato, diciamo, ma che sapore ha sto pesto? È strano. Leggendo gli ingredienti c'era tipo farina di latte, crema di latte, cioè robe assurde, e... assolutamente per me bocciato, perché era come mangiare il pesto con la panna, quindi bocciatissimo proprio, eliminato. Poi sempre per quanto riguarda i taralli, ho provato anche questi sono molto buoni, questi li trovo alla Coop, di questa marca Dolce Bontà, sempre 10 bustine, taralli di Putignano, questi sono fatti in Puglia, senza olio di palma, non contengono lievito, di questa marca qua, Dolce Bontà. Questi rispetto a quelli del Conad sono... più friabili, quelli del colore sono un po' più croccantini, è in base a quello, al gusto che ti piace, però poi allora, poi mio marito ha preso, io non potendo mangiare né cozze né vongole, ogni tanto mi andrebbe di mangiarmi la pasta con le vongole, ma il ginecologo dice desisti e quindi desistiamo, ha preso questo sugo pronto a astice e pomodorini della Arbi, perché per tipo 4 mesi ha cucinato sempre lui pranzo e cena, quindi poverino, la disperazione, ogni tanto comprava questi sughi. Allora, buono, devo dire buono, però secondo me troppo aglio, veramente troppo aglio, cioè si sentiva più aglio che tutto il resto. L'aglio e l'astice era praticamente tipo crema, non sentivate i pezzetti di astice, niente, quindi... cioè, nì, nel senso, poi questi qua li abbiamo presi varie volte e sono le due versioni dei fish burger. Questi sono quelli chips e questi sono quelli normali. Allora, io preferisco quelli chips perché viene molto croccante all'esterno. Questo invece è come un maxi bastoncino Findus. E noi ci abbiamo fatto proprio l'hamburger, cioè tipo col pane, molto buoni, molto buoni. E quando sono in offerta, tra l'altro, a volte anche 1 euro, 1,50 euro, vale la pena. Certo, se li dovete pagare 3 euro per due di questi così qua, secondo me non ve li consiglio perché troppo cari a prezzo pieno. E poi buonissimi questi della Fiorfiore Coop, il salmone e trancio di salmone, cuore di filetto di salmone selvaggio dell'Alaska, due, cioè praticamente sono confezionate all'interno singolarmente, ce ne sono due, e molto buoni veramente, cioè niente da invidiare al salmone della pescheria, buoni. Poi allora, del Lidl, sto da farvi vedere queste patatine, mi fece vedere in uno svuota la spesa, ragazze, queste patatine sono la droga. Infatti io non le comprerò più perché sennò poi me le mangio tutte. Infatti le avevo comprate per conservarle se veniva qualcuno, ma me le sono mangiata. E Bio Potato Organic Chips Paprika, cioè veramente buone, 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 buone. Confronto le più gusto, fanno schifo. Vi dico solo questo, cioè sono buone. Quindi vabbè, la schifezza. Bocciatissime per me, ne sento parlare bene, sento che la gente negli svuota la spesa Lidl e le compra, io ragazze non le comprerò mai più, tra l'altro le ho buttate tutte, queste olive nere denocciolate Baresa del Lidl, tra l'altro la confezione XXL, peggio ancora.
Allora, per me hanno sapore chimico, proprio di medicinale, cioè, no, per me l'oliva deve sapere di oliva, queste cose che vengono fatte secondo me c'erano, infatti, giuconato ferroso, non penso che è una cosa naturale, comunque, no, ragazze, oscene, buttate, cioè, ho aperto, ho assaggiato, stavo per vomitare, le ho buttate nell'organico e peccato. Ma non si potevano mangiare, ma proprio per niente. Poi andiamo al reparto pizzeria e penso che dopo abbiamo finito, ci sono solo i detersivi, ma vediamo in quanti minuti siamo. Allora, abbiamo provato queste due, la cosa non mi ricordo molto, dice che fare, proviamo e proviamola. Pizza alla pala ed era una rucola e pomodorini, questa qua, sono molto piccole però, questa, e l'altra era margherita. Questa qua. Allora, non sono male, il gusto è buono, sono soffici, eccetera, però secondo me è troppo piccole, veramente. Cioè, penso che con una pizza non ci mangia manco una persona, cioè, un po' piccoline, devo dire la verità. Questa, la rucola, era anche molto buona, perché era, diciamo, particolare, però troppo piccoline. Costavano poco, erano offerte tipo 1 euro alla Coop, però ne avremmo dovute prendere molto di più. Quindi se la provate, considerate che una pizza, se voi mangiate di solito una pizza intera, questa è più piccola. Poi, dell'Idol, abbiamo finito due pizze. Questa qua, pizza diavola. E questa qui, pizza margherita. La pizza margherita mi è piaciuta un botto, buonissima. La diavola era buona, solo che io non avevo letto che c'era salsiccia piccante 'nduja della Calabria. Se non siete cioè, se non siete abituati a mangiare piccante, non la prendete perché questa è veramente piccante. Cioè, noi tutta la cena, tipo, aiuto, devo bere. E quindi io non la riprenderò per questo motivo. Era buona, ma troppo, troppo, troppo piccante. È stato uno sbaglio mio, però no, io non la ricomprerò. Ora casca tutto. E poi le ultime due sono della Fior Fiore Coop. E sono, mio marito ha piegato il cartone, ovviamente, pizza bianca rustica con patate, funghi e spinaci. Buonissima, molto buona, molto soffice. Queste costano un po' di più rispetto a quelle altre. E poi questa qui che era con Speck dell'Alto Adige, funghi e provolone valpadana d'oppa, ragazze. Cioè, veramente buona. Cioè, entrambe, sia questa che quella lì bianca, buonissime, ve le straconsiglio. Ora, tra l'altro, i prodotti Fior Fiore Coop sono, mi sa, col 25%, dipende dove state. Quindi io prenderò varie cose di questo tipo qui per le prossime scorte, tra virgolette. Andiamo ai detersivi che non sono tanti, alcuni scorrerò veloce perché li conoscete già. Ho finito una confezione di Vanish, questo in polvere che aggiungo quando lavo delle cose che magari tipo sono un po' macchiate, tipo le tovaglie da tavolo, eccetera. Io mi trovo sempre bene. Poi, come panni quelli assorbi colore. E questi della Brown, non mi ricordo dove li ho presi, ma li voglio riprendere. Ce n'erano 36, costavano molto poco e hanno funzionato tantissimo. Cioè, non ho avuto nessun inconveniente, quindi promossissimi, low cost e promossissimi. Poi ho finito bocciatissimo questo Lenore, di questo colore, è quello trasparente azzurro all'interno. L'ho odiato perché è troppo forte l'odore. Tra l'altro l'ho usato in combinazione con questo detersivo della Coop Aloe Vera, entrambi diventava una bomba dentro casa mia. Io tra l'altro già ho problemi di odore in questo periodo, ma questo proprio, cioè, è troppo forte, sembrava proprio di non era il sapore, l'odore dell'ammorbidente che diceva, ah, che bello e piacevole, no, era proprio forte, sembrava che uno ne mettesse sempre un botto anche se ne mettevo pochissimo. Infatti poi cioè, l'ho consumato per i tappeti, per queste robe qua, perché non lo potevo più sentire. E anche questo qui già aveva un suo odore abbastanza forte. Infatti adesso ho comprato quello al Marsiglia, che è molto meglio come profumo buono come pulizia sui panni, ma no, per quanto riguarda il profumo, troppo forte. Vediamo ora che succede. Cioè, che poi da solo non è male, ma in combinazione con questo, dand. Poi ho finito, e ne ho un altro in uso, questo Bioform Plus disinfettante.
Questo mi piace, però ha un inconveniente, cioè non un inconveniente, una cosa che secondo me è un po' scomoda, perché c'è scritto che si deve mettere dove c'è, aspettate, ve lo leggo. Versare 50 ml nella vaschetta dell'ammorbidente. Cioè, a me sta cosa mi urta, perché già io ci metto l'ammorbidente, poi devo mettere anche quest'altro, ogni volta mi trasbordo un po' ed è una cosa che non tanto mi fa impazzire. Invece il Napisan si metteva a parte in un'altra vaschetta, però per quanto riguarda l'azione disinfettante di non sentire odore, eccetera, mi sta piacendo, quindi ne ho anche un altro in uso. Poi, adorato, adorato per i pavimenti, il Napisan, che è un profumo veramente di pulito, cioè lo adoro, igienizzante per pavimenti. Avendo i gatti, io spesso magari li compro questi prodotti un po' igienizzanti perché vorrei, cioè, comunque avere il pavimento, essere sicura che è igienizzato oltre a pulito. E poi l'ultimo prodotto che è una novità è il Lenore Unstoppables Lavish, il mio è quello tipo che era giallino dorato. Allora, all'inizio non ho capito questo prodotto. All'inizio dicevo, ma boh, a me non pare proprio che fa niente. E invece dopo, ragazze, questo prodotto perché mi piace? Perché se voi piegate i panni, andate a riporre, eccetera, questo prodotto potete andare a riprendere le lenzuola dopo un mese. Questo prodotto ve li mantiene profumati per un sacco di tempo ed è infatti è quello che dice di fare, cioè che praticamente la sua funzione sarebbe quella di dov'è? Vorrei leggere qualche informazione in più, ma non la trovo. Quella di non di profumarlo lì per lì il bucato, ma di far durare la profumazione a lungo dentro, diciamo, l'armadio. Quello è. E io mi sono trovata bene, devo dire la verità. Le altre due profumazioni non le ho provate, però questa qua mi piaceva, era piacevole, delicata, non troppo forte. Quindi può essere che lo riprendo se lo trovo in offerta. E niente, ragazze, questo era tutto. Spero tutto. Sono una pazza. E fatemi sapere voi, insomma, riscontri su queste cose che vi ho fatto vedere. E se avete olive nere da consigliarmi, buone con sapore di olive, denocciolate, consigliatemele perché sono sempre in cerca. Io sono malata di olive e formaggio. Cioè, poi ora in gravidanza mangerei solo olive, ma non si può. E niente, ragazze, mando un bacione. Alla prossima. Ciao.